cari blondi fuori. Sono preside della Kirkojärviskoulu High School, Finlandia. Ho 63 anni, sono insegnante di scuola elementare e lavoro come insegnante dal 1974 e come preside dal 1986. La mia scuola ha iniziato come una scuola elementare piuttosto piccola, per bambini dai 7 ai 12 anni. Ma dal 2010 siamo diventati un comprensorio che comprende bambini di età prescolare fino alle medie a 16 anni. Abbiamo circa 600 studenti e circa 60 insegnanti. La nostra scuola è situata in una grande area residenziale con molte case popolari. Questo significa che dal punto di vista socio-economico è un'area piuttosto povera, con famiglie monogenitoriali, disoccupazione, famiglie multiculturali, eccetera. In Finlandia non abbiamo fretta per iniziare la scuola. Questa è la ragione per cui i nostri bambini iniziano la scuola a 7 anni. Non abbiamo scuole private, tutte le scuole sono pubbliche. I bambini vanno a scuola nel loro territorio. Gli studenti della nostra scuola elementare vivono vicino alla scuola e vengono a scuola a piedi o in bicicletta. I nostri studenti delle medie vengono da un territorio più ampio e molti di loro vivono in piccole case e le loro famiglie stanno economicamente meglio. Dalla prima alla sesta ci sono gli insegnanti di classe che insegnano quasi tutte le materie e che hanno le loro classi. Dalla settima alla nona ci sono insegnanti di materia, specializzati in una o due materie, come per esempio due lingue, o biologia e geografia, o fisica e chimica, e così via. Gli insegnanti di materia insegnano spesso lingue anche dalla terza alla sesta. Dal 2010 la nostra scuola sta in un nuovo edificio. Abbiamo lanciato una gara per architetti e da 69 proposte abbiamo selezionato la vincitrice, chiamata Fratelli. L'edificio è costituito da due parti, il piccolo fratello per le classi elementari e il grande fratello per i ragazzi delle medie. Sono stato felice di aver fatto parte della giuria e dopo questo ho lavorato in stretta collaborazione con gli architetti durante la pianificazione e la costruzione della nuova scuola. Così, ora possiamo goderci il lavoro in una scuola bellissima e molto funzionale. Il 50% degli studenti della nostra scuola elementare e il 30% dell'insieme di tutti i nostri studenti ha un background multiculturale, con oltre 30 diverse lingue madri. Così, siamo una scuola molto internazionale. Quando iniziamo con la scuola nuova, avevamo molti profughi vietnamiti come studenti. Più avanti, le politiche del mondo si sono potute osservare attraverso l'evoluzione dei nostri studenti. Albanesi del Kosovo, curdi, somali e arabi, e dopo la caduta dell'Unione Sovietica, molti russi ed estoni sono venuti a lavorare in Finlandia. Più avanti, quando gli uomini finlandesi cominciarono ad andare in vacanza in Thailandia, abbiamo visto nuove famiglie anche da là. La Kirkojärviskoulu offre anche un'educazione molto speciale. Abbiamo 6 gruppi per studenti con problemi di apprendimento minori, ma hanno bisogno di gruppi ridotti, massimo 10 studenti e un insegnante specificamente preparato. Abbiamo 3 gruppi per bambini che sono appena arrivati in Finlandia e non parlano finlandese. A questi studenti è concessa un'educazione propedeutica che dura un anno. Durante quest'anno studiano il finlandese e al tempo stesso studiano materie del loro livello scolastico. Vengono integrati subito nelle classi normali per le lezioni di arte, lavoro manuale, educazione fisica,
sostenere gli studenti in modo forte e veloce quando il sostegno è necessario. La nostra idea è che nessuno venga lasciato indietro. Ecco perché noi abbiamo speciali insegnanti di recupero che aiutano gli insegnanti normali e lavorano con loro. Nella mia scuola noi abbiamo 4 insegnanti speciali di recupero. È molto raro che un bambino debba ripetere una classe l'anno successivo. Questo accade solo se lo studente è stato gravemente ammalato per un lungo periodo o per un'altra ragione molto significativa. Abbiamo visto che è una perdita di tempo restare per 2 anni allo stesso livello se si ha per esempio solo un problema in matematica. È molto meglio sostenere energicamente lo studente. Abbiamo molta arte e lavori manuali nel nostro curriculum. Dalla terza in poi tutti gli studenti studiano per metà dell'anno lavori tessili e per l'altra metà lavori tecnici. In sesta scelgono quale tipo di lavoro manuale vogliono studiare per tutta la sesta e la settima. Abbiamo aule speciali, ben equipaggiate per questi scopi. Aule laboratorio con attrezzi macchinari, aule musicali con strumenti, aule d'arte con la possibilità di usare un forno per l'argilla, usare tutti i tipi di tecnica, laboratorio fotografico, wifi per computer portatili. Nel lavoro tessile gli studenti imparano le tecniche base, come il lavoro a maglia, l'uncinetto e ottengono un patentino per l'uso della macchina da cucire. Più avanti disegnano i loro stessi vestiti e altro materiale. Nel lavoro tecnico gli studenti imparano a usare attrezzi di base e usano soprattutto il legno come materiale. Più avanti usano il metallo, la plastica e fanno l'elettronica. Dalla settima alla nona imparano anche l'uso di macchine più pesanti, come il trapano e la sega circolare. Nell'ottava e nella nona gli studenti possono scegliere 6 ore di corsi opzionali in arte, lavori manuali ed educazione fisica. Dopo la scuola secondaria, i nostri studenti scelgono tra studi vocazionali o una secondaria alta che porta all'università. Le scelte dei nostri studenti sono 50% una e 50% l'altra. Le scuole finlandesi sono state al centro dell'attenzione internazionale negli ultimi anni a causa del nostro successo nel programma per la valutazione internazionale dell'allievo, il PISA. Il PISA è un sondaggio che punta a valutare i sistemi educativi a livello mondiale attraverso la verifica di abilità e conoscenze di studenti di 15 anni. Il focus è sulla lettura, sulla matematica e sulle scienze. Quando il primo risultato venne fuori nel 2000, tutti furono stupiti. Non avevamo idea che il nostro sistema educativo funzionasse così bene. E cosa fa la Finlandia di diverso, confrontato ad altri paesi? L'insegnamento come professione è molto allettante e piuttosto rispettato. Così, le università ricevono buoni candidati. Tutti gli insegnanti conseguono un master nei loro studi. Dopo 5 anni di studi, gli insegnanti sono indipendenti nel loro lavoro. Il governo o i curriculum non legano gli insegnanti in modo troppo stretto. Gli insegnanti hanno molta autonomia nella scelta del metodo che preferiscono. Non abbiamo istruttori scolastici, abbiamo invece un'autovalutazione. Durante un periodo di 3 anni noi valutiamo quello che stiamo facendo bene e quello che è da migliorare. Da questi punti ne scegliamo 3 e li sviluppiamo e miglioriamo nei 3 anni successivi. Non abbiamo testi scolastici standard a livello nazionale. Non abbiamo scuole buone o cattive. Tutte le scuole sono più o meno della stessa qualità.
perché tutte quante hanno insegnanti che hanno ricevuto un'alta formazione sullo stesso curriculum nazionale. Abbiamo tanto tempo dedicato al gioco durante il giorno a scuola. Generalmente insegniamo 45 minuti e dopo ogni lezione c'è una ricreazione di 15 minuti. Così ogni giorno i bambini hanno tra i 45 e i 75 minuti di gioco. I nostri giorni a scuola sono corti. Gli studenti più giovani hanno 20 ore a settimana, i più grandi 30 ore a settimana. Non abbiamo molti compiti da fare a casa e abbiamo una piacevole lunga vacanza estiva, 10 settimane da giugno a metà agosto. Gli studenti fanno un pranzo quotidiano gratuito, hanno materiali gratuiti e sanità gratuita. La mia scuola ha fatto due progetti con Emus dell'Unione Europea e uno dei nostri partner è stata una scuola a Tricarico, in Basilicata. Ho avuto l'onore di visitare Tricarico. L'insegnante locale, Nina Russo, è una persona meravigliosa e sono stato molto fortunato a lavorare con lei e vedere il buon lavoro che sta facendo lì. Spero di non averti annoiata con tutte queste cose professionali. Mi piace viaggiare e sono stato molte volte in Italia. Ho visitato Roma due volte, Riccione, il Lago di Garda, la Toscana, Ancona, Sorrento. Amo il cibo italiano. Mia figlia è stata a Udine per un anno per uno scambio studentesco. Così io provo un forte sentimento verso l'Italia. Spero di avere tue notizie. Auguro il meglio a Teatro di Vita e a questo progetto. Un caloroso saluto, cari Lobby Buoni.